Bene, buon pomeriggio a tutti, coloro che ci seguono da remoto e coloro che sono presenti in sala e mi faranno compagnia. E siamo al secondo incontro del ciclo Cultura e Culture. Abbiamo già ricordato la volta scorsa che il titolo è molto significativo, è quasi un monito a ricordarci che non esiste una sola cultura, tantomeno una cultura preponderante, ma ci sono molte culture, ciascuna delle quali ha una sua specificità, un suo valore immenso e sarebbe opportuno che imparassimo a dialogare appunto tra culture. La volta scorsa la professoressa Loredana De Vita, che è in collegamento da Napoli e anche oggi ci ha preparato delle slide meravigliose per consentirci di seguire meglio, ma anche perché generosamente le mette a disposizione perché se qualcuno le vuole magari utilizzare per i propri alunni o per un ripasso, un approfondimento, ecco le ha a disposizione. Questo naturalmente è costato un grande lavoro e quindi la ringraziamo, le siamo davvero grati per questa generosità. Ecco qua, la volta scorsa dicevo ci ha parlato dei nativi d'America in maniera egregia e molto documentata e oggi ci parlerà di un argomento che credo affascini un po' tutti perché soprattutto diciamo le persone un pochino avanti con gli anni come sono io, in qualche modo sono state affascinate da questi scrittori, gli scrittori della Lost Generation, no? E poi la cinematografia anche si è occupata dei loro libri, per cui anche chi non ha letto, bene o male, insomma, sa di cosa parliamo. Ecco, allora io passerei subito la parola a Loredana De Vita perché sono molte le cose che ci racconterà e poi ci auguriamo di avere un po' di tempo per interrogarla, di porre delle domande, delle curiosità. Mi Sì. giustifico. Ecco, io così dicevo a Loredana che ero piccola, insomma, quando sono andati di moda questi libri, hanno cominciato a circolare per le case e so che li avevo rubacchiati dalla libreria perché avevo un fratello che oggi avrebbe 82 anni, quindi 10 anni più di me, e naturalmente lui era un ragazzo e si era comprato questi libri, ma erano un po', come dire, non, diciamo, non di facile accesso, per cui io ero andata quatta quatta a prenderli, li avevo letti e me li ero anche goduti, comprendendo quello che potevo comprendere, insomma, no? Da poco più di una bambina, però ne avevo subito il fascino, quindi Bene, ecco. Prego, Loredana. grazie. Allora, io vi ringrazio tutti, buonasera a tutti e condivido un attimo il mio schermo così possono partire le slide. Eccole qua, le mando in riproduzione. Vediamo che ci riusciamo. Eccolo qui. Le vedete? Riuscite a vedere le slide? Sì, si vede bene, sì. Ok, perfetto. Allora iniziamo. Oggi parliamo di The Lost Generation e in particolare con tre autori che sono tra i tanti, come vedremo, appartenenti alla Lost Generation, ma che hanno per me un valore molto particolare e sono Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald e John Steinbeck. E la definizione di Lost Generation, che in italiano noi traduciamo come generazione perduta, viene da un'espressione che usò Gertrude Stein quando a Parigi, incontrandosi con Ernest Hemingway, gli disse proprio quello che secondo lei loro erano una generazione perduta. E questa definizione in realtà lei l'aveva udita dal proprietario di un garage che si riferiva a un suo attendente, un giovane suo impiegato, e proprio per l'atteggiamento un po' fannullone di questo giovane impiegato, questo proprietario lo aveva definito, gli aveva detto: voi tu sei parte di una generazione perduta.
E Gertrude Stein introita questa definizione, la fa propria e la rivolge direttamente a Ernest Hemingway e ovviamente a tutti quelli che fanno capo al suo stesso tipo di movimento. Poi vedremo che in realtà non si tratta di un vero e proprio movimento. Ma perché erano perduti tutti questi giovani? Chi erano questi giovani perduti? Si definiscono come Lost Generation tutti quei giovani che hanno vissuto il periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi nati dopo, durante o subito dopo la Prima Guerra Mondiale, e che hanno trovato per la terribile esperienza della guerra vissuta, magari non tanto in prima persona, alcuni anche, ma un forte distacco tra quella che era l'idea dell'America, l'idea puritana dell'America, no? E quindi con questi valori conservatori, e poi invece quello che era accaduto durante la Prima Guerra Mondiale, quindi questo seminare odio, violenza contro degli avversari. Difatti il mondo che era uscito dalla Prima Guerra Mondiale era un mondo che dipinse molto bene Thomas Terence Eliot, un poeta inglese che però fa parte della generazione perduta, in un suo poema che si intitola The Wasteland, dove waste, in italiano noi lo traduciamo come terra desolata, però waste in inglese in realtà significa sprecata, buttata via. Il waste basin è il cestino dell'immondizia, per farvi capire. E sempre Eliot, in un'altra poesia molto, molto bella e molto suggestiva, continua questo suo percorso di descrizione della terra desolata che era venuta inaridita in seguito alla Prima Guerra Mondiale, e scrive un'altra bella poesia che si intitola in inglese The Hollow Man, che sono gli uomini scavati, gli uomini svuotati, ed è molto interessante questa definizione, perché non sono svuotati, non sono semplicemente vuoti, cioè quindi tu prendi un barattolo e lo svuoti, il barattolo resta come era, ma sono scavati, svuotati, scavati, quindi resta qualche segno nel corpo di questi uomini, che infatti nei versi definisce come stuffed men, uomini impagliati, cioè uomini che dall'apparenza sono uomini, ma che dentro non hanno altro che paglia, come dei pupazzi. In questa condizione molti intellettuali, non soltanto diciamo scrittori, ma anche poeti, cioè artisti, musicisti, pittori, si sentirono come degli espatriati, come dei personaggi appunto che non avessero più una casa. Dall'America molti si trasferirono in Francia, in maniera particolare a Parigi, che in questi anni, gli anni 20, anni 20 e 30, diventa un po' il centro culturale di questo gruppo di intellettuali, per confrontarsi sul significato della Prima Guerra Mondiale, sulla necessità di risorgere, di rialzarsi da questa disperazione, da questo vuoto, da questo abisso che li soffocava, e proporre nuove metodologie di espressione. Tra questi due scrittori ci sono quelli che vi ho già citato, e in più c'è William Faulkner, la stessa Virginia Woolf, che è inglese però fa parte di questo gruppo, oppure ci sono autori, personaggi che fanno parte di altri rami culturali, come per esempio Hitchcock, oppure Nabokov, che diciamo è un romanziere russo, oppure una pittrice e scrittrice, Zelda Fitzgerald, che poi è la moglie di The Fitzgerald, e così John Dos Passos e ancora altri. Ma allora possiamo dire che la Lost Generation è un movimento letterario? No, la Lost Generation non è assolutamente un movimento letterario, è semplicemente un gruppo di scrittori che sono delusi dal materialismo e dal provincialismo americano, che sembra in forte contrasto con il grande permissivismo che si è
sviluppato in questi anni proprio grazie a un accrescimento della ricchezza americana. Se volessimo definire le caratteristiche di questi scrittori, di questi intellettuali della Lost Generation, non possiamo fare altro che dire che sicuramente che per stile sono l'uno diverso dall'altro. Quello che li accomuna è questo vuoto sociale, questa aridità sociale che deriva appunto dalla guerra. Proprio per questo concetto di aridità possiamo considerarli probabilmente la prima generazione davvero modernista, moderna o modernista, che rompe con la tradizione pre-guerra per quanto concerneva sia la cultura, la stabilità sociale che i valori etici. Purtroppo, come vedremo, molti di questi valori etici subiranno una sorta di piegamento, no? Saranno un po' sviliti rispetto a quello che erano in precedenza. In ogni caso, tutti questi scrittori, pur nella loro diversità, hanno questa ambizione di modificare la realtà, di sperimentare nuove tecniche per modificare la realtà. Questi anni venti vengono anche chiamati Roaring Twenties, cioè gli anni ruggenti, no? Più comunemente li chiamiamo così. Ma perché ruggenti, no? Se stiamo parlando di vuoto, se stiamo parlando di abisso sociale, perché poi si parla anche di anni ruggenti? E come vengono fuori, da che cosa nascono questi anni ruggenti? Sono chiamati anni ruggenti perché è un'epoca in cui diciamo c'è un eccesso di qualsiasi cosa in precedenza avremmo negato. Sono anni ruggenti che partono nel momento in cui viene approvato il diciottesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America nel 1919, che poi entrò in vigore nel 16 gennaio del 1920, dopo aver subito alcune modifiche nel giro di tre giorni. E che cosa stabiliva questo emendamento, che finì con diventare l'inizio del proibizionismo, ma anche del contrabbando? Stabiliva che era prima di tutto sostenuto dal Movimento per la Temperanza, quindi un gruppo che diciamo si rendeva come punto di vista morale rispetto alla concezione precedente, e praticamente vietava l'uso di liquori, qui dice la parte sottolineata intoxicating liquors, cioè liquori inebrianti significa, e con l'intenzione, con l'idea che questo avrebbe aiutato le parti più povere della società e avrebbe diminuito la distanza sociale. Ma in realtà questo emendamento ebbe una terapia d'urto abbastanza violenta, nel senso che esso evitava il consumo di alcolici, la produzione di alcolici, la vendita, cioè non vietava il consumo di alcolici, ma soltanto la produzione, la vendita, il commercio, insomma il trasferimento di questi alcolici. Ora, non vietarne anche il consumo comportò che l'alcol favorì lo sviluppo del contrabbando, cioè si continuò a vendere, non solo si continuò a vendere, ma addirittura si continuò a commercializzare e a creare dei locali adibiti proprio per la vendita di questi liquori inebrianti, in genere liquori, vino e anche la birra. Che cosa accadde? Che questo modo di fare accrebbe la criminalità, portò i ricchi a diventare sempre più ricchi, i poveri a cercare da una parte di guadagnare qualcosa legandosi alla criminalità e dall'altra a diventare anche essi più ricchi. Cioè, quindi c'era una sorta di invidia di questo stile di vita eccessivo.
Alcuni esempi più evidenti di questo stile di vita particolarmente eccessivo furono le flappers, che erano praticamente donne che incominciarono ad avere maggiore consapevolezza di se stesse, portandola però questa consapevolezza all'eccesso, cioè con una esibizione eccessiva del proprio corpo, ma soprattutto quindi con abiti, con lustrini, luccichii, collane lunghissime, danze ritenute all'epoca anche volgari, e soprattutto un trucco molto carico e pesante, ma che però non modificava, come poi vedremo proprio con il grande Gatsby, quella che era la condizione reale di queste donne all'interno della società. Cioè il loro ruolo non modificò, anzi accentuò l'esposizione dei loro corpi senza che questi corpi avessero un valore sociale, un valore politico. Un altro elemento che si sviluppò fu la presenza dei petting parties, che erano delle feste tenute in una specie di club, ovviamente nascosti, dove c'era un uso eccessivo di sesso e droga. Tutto questo accompagnato anche dallo sviluppo della bellissima, devo dire, musica jazz, che nasce come, diciamo, dai canti di lavoro degli afroamericani. Erano anche canti di protesta e che poi diventano un simbolo, no? Ancora adesso lo sono, della musica degli Stati Uniti d'America. Tutto questo, in realtà, che sembra così eccessivo, così sfarzoso, così felice, così elegante, così divertente, non è altro che la dura risposta a una profonda solitudine in cui invece versava la popolazione, cioè l'aver perso valori, l'aver perso il significato alla propria esistenza. Come furono influenzati gli autori e i loro luoghi di origine da questo proibizionismo, da questa condizione di permissivismo che poi sfocia nel proibizionismo? Io ho sottolineato soltanto gli stati, ovviamente, di appartenenza degli autori di cui parleremo oggi. Quindi, per quanto riguarda il Minnesota, vado in ordine di età degli autori. Fitzgerald è del Minnesota, e in questo stato, che aveva una forte base puritana, si sviluppò invece un forte nazionalismo, provocando quella che viene definita come la seconda ondata del Ku Klux Klan. La terza ci sarà dopo la seconda guerra mondiale, la prima c'era stata intorno al 1815, e con questa ondata di Ku Klux Klan chiaramente si sviluppò una forte idea della supremazia della razza bianca americana, con le conseguenze che potete immaginare e che purtroppo ancora adesso si vivono, e non soltanto, diciamo, nel Minnesota. Quindi questa è la caratteristica principale che il proibizionismo portò nel Minnesota. Negli Illinois, che invece è il luogo di origine di Hemingway, si verificò l'apertura di una serie di locali, una serie di bar e di club, questi petting party, dove venivano venduti liquori di contrabbando, favorendo appunto l'arricchimento e la diffusione della criminalità. In questo stato, che prima era fiero della sua cristianità, diventa invece adesso questo stato, c'erano più bar che chiese lungo la stessa strada. Dalla California invece viene Steinbeck, e in California sappiamo la California rappresenta il centro, il cuore, no? del sogno americano, proprio perché veniva considerata come la fabbrica dei sogni. Probabilmente
proprio perché in questi anni stessi fu costruito Hollywood, il cinema incominciò a diffondersi sempre di più, quindi con questa mitologia legata agli attori. Come vedete, i tre personaggi, i tre scrittori di cui parleremo oggi sono assolutamente influenzati nei loro romanzi, e lo vedremo, dalla condizione precipua dello stato di appartenenza. Un'altra cosa interessante fu costruita la famosa Route 66, che lega gli Illinois, passando per il Missouri, l'Oklahoma, il Texas, il New Mexico, l'Arizona e la California, e fu una strada che serviva in un primo momento per consentire più facilmente ai coloni di spostarsi, ai coloni stagionali, di spostarsi in cerca di lavoro. In Furore, che The Grapes of Wrath, il titolo originale, Steinbeck, l'autore, definisce questa strada la strada madre. Ma Route 66 tornerà anche in altri autori, come per esempio in seguito Jacques Kerouac con il suo On the Road. Bellissimo romanzo, difficile, ma bello. Ma chi sono i personaggi di cui parliamo e che legame avevano tra di loro? Fitzgerald nacque nel 1896 e morì nel 1940, il più giovane dei quattro, e fu quello che, diciamo, morì prima. Un uomo molto timido, molto scaltro, ma che decise di non completare gli studi e invece di, così come era quasi il desiderio di tutti i giovani di quegli anni, di unirsi, di arruolarsi nell'esercito. Nel 1917, ormai la guerra era quasi finita, si arruolò, fu mandato in Alabama, dove conobbe Zelda, che poi diventerà la sua croce e il suo amore, perché Zelda Sayre ambiva soltanto alla ricchezza e in un primo momento rifiutò di sposare Fitzgerald, perché lui appunto non era ancora uno scrittore famoso. Quando, con la pubblicazione nel 1920 di Qua del Paradiso, lui diventò più famoso, allora Zelda lo sposò. Cominciò però a vivere una vita di dissipazione ad alti livelli economici, e il povero Fitzgerald non riusciva, diciamo, a sostenere questo tipo di vita, soprattutto quando poi sopraggiunse nel 1929 la crisi il Wall Street Crack, no? Crash. In ogni caso, in questo periodo, fino alla crisi della depressione, diciamo, continuò a pubblicare molti romanzi interessanti, tra cui Belli e Dannati e quello del 1925 di cui parleremo oggi, The Great Gatsby, il grande Gatsby. Nel momento in cui Zelda, cioè Fitzgerald, non poté più mantenere i vizi e gli stravizi di Zelda, il loro matrimonio ebbe una crisi profonda, che rivelò però una malattia mentale della moglie, che fu ricoverata nel 1934 per schizofrenia. Per continuare a guadagnare, Fitzgerald cominciò a scrivere delle sceneggiature per il cinema. E poi nel 1934 pubblicò Tenera la notte, successivamente l'ultimo romanzo incompleto, L'amore di un milionario, che però Elia Kazan rese cinematograficamente e in una versione interpretata da De Niro. Non fu molto amato dal suo mondo, dal mondo dei critici dopo la crisi del 29, perché aveva ricominciato a parlare della ricchezza, quindi parlava di un'età che ormai era finita, e quindi i suoi libri non sembravano più attinenti per quelli che erano gli interessi della società contemporanea. Nel 1940 morì di infarto. Personaggio enorme, immenso e anche molto complesso da raccontare in così poco tempo è Ernest Hemingway, che nacque nel 1899, morì nel 1961, suicida.
Ernest Hemingway è un personaggio di cui si è detto di tutto, di più, di cui si sa della sua dedizione all'alcol, di cui si sa delle quattro mogli, di cui si sa, insomma, che aveva dei costumi abbastanza sciolti, va? Diciamo semplicemente così. E in realtà, oltre a questi aspetti, il Ernest Hemingway soffriva di depressione sicuramente accentuata anche dall'uso dell'alcol, ma c'era una familiarità anche dal punto di vista della sua diagnosi di bipolarità. Infatti anche suo padre e poi suo nonno, il bisnonno prima di lui, avevano completato la propria vita nello stesso modo, suicidandosi. Lui riuscì a legarsi, diciamo, ad arruolarsi e diventò, in un primo momento fu rifiutato per un difetto a un occhio, poi dopo venne accettato e fu assunto come autista della American Red Cross e mandato in Italia, dove è rimasto ferito da una scheggia, ricoverato in un ospedale a Milano per sei mesi. Si innamorò, non ricambiato, di un'infermiera americana. In America non si parlò molto della sua, diciamo, vicenda in guerra, tranne che per il fatto che fu il primo americano a ricevere la croce di guerra. E a noi invece, da un punto di vista letterario, interessa il fatto che questo episodio della sua vita personale diede luogo a uno dei suoi best seller del 1923, Addio alle armi. Hemingway era particolarmente affascinato dai combattimenti, dalle guerre, lo vedremo dopo quando parleremo delle linee guida del loro stile di narrativa, e infatti si unì alla guerra civile in Spagna come corrispondente del Toronto Stars. Successivamente ebbe un periodo di crisi letteraria, incominciò ad avere delle allucinazioni, a vivere in solitudine. Alla fine riuscì nel 1940 a scrivere Per chi suona la campana, ispirato alla sua esperienza in Spagna, e poi soltanto nel 1952 scrisse e pubblicò Il vecchio e il mare, tratto da una storia vera, così come lui pubblicò su una rivista, The Life. Nel 1952, per questo libro, gli fu assegnato il premio Pulitzer, e nel 1954 invece ricevette il premio Nobel per la letteratura, alcuni dicono proprio per questo romanzo, ma lui non andò personalmente a ritirare questo premio, mandò al suo editore Cabot, perché c'era stato un incidente in Africa con un aereo che lo aveva dato per morto, tanto che i giornali riportarono la notizia della sua morte, ci furono commenti positivi, commenti negativi su di lui, mentre lui invece era vivo. Quindi immaginate come debba essersi sentito a sentire parlare di sé come se fosse morto, ma da vivo. E fu ricoverato varie volte in una clinica psichiatrica dove ricevette 25 elettroshock, ma non smise, insomma, la sua dedizione all'alcol, alle allucinazioni. Credeva di essere diventato povero, che il fisco lo perseguitasse, credeva di essere circondato da nemici e cose del genere. Alla fine, nonostante il suo grande talento, si suicidò sparandosi con il fucile un colpo in gola, in bocca. Fitzgerald ed Hemingway erano amici. C'è una folta corrispondenza che riguarda i due scrittori, e Fitzgerald, parlando in una sua intervista in cui gli era stato chiesto di definire, insomma, la sua amicizia con Hemingway, lo definisce, dice così: lui è incline alla megalomania e io alla malinconia. Nulla di più vero di tutto ciò. John Steinbeck invece è un personaggio, diciamo, nato un po' più tardi, vissuto fino al 1968, un personaggio molto particolare che però,
aveva, considerava se stesso un discepolo di Hemingway che amava moltissimo, ma dal quale però era stato profondamente deluso. Una sola volta avevano provato a incontrarsi proprio in un locale a Parigi, ma diciamo che Steinbeck era accompagnato da un altro scrittore suo amico, però rimase profondamente deluso da Hemingway, il quale con il suo modo brutale e brutto non solo diciamo aveva sempre lui la parola, voleva sempre parlare lui, ma fece anche un'azione verso l'amico di Steinbeck abbastanza indelicata. Questi portava, passeggiava con un bastone da passeggio e per dimostrare che non era veramente del legno di cui si credeva fosse fatto, lo spezzò. Questo bastone era stato regalato a questo amico da Steinbeck, il quale non disse una parola, però insomma rimase particolarmente deluso dall'atteggiamento, dal modo di essere e di fare di Hemingway. John Steinbeck è probabilmente dei tre quello che viaggiò di meno, nel senso che lui, pur essendo molto abile nella scrittura, già da quando ero piccola amava moltissimo la scrittura, decise di non laurearsi, ma preferiva lavorare accanto ai coloni stagionali, accanto ai contadini, per cui le sue narrazioni, in particolare The Grapes of Wrath, ma anche il libro di cui il romanzo di cui parleremo noi, Of Mice and Men, la descrizione dei luoghi, del modo di vivere, delle relazioni che si stabilivano tra i padroni e gli stagionali corrisponde perfettamente alla realtà. Una sola volta, nel 1925, provò ad andare a New York, pensate che ci arrivò con una barca, per diventare giornalista, però dopo soltanto 2 anni rinunciò e ritornò in California. Il crollo del Wall Street aveva reso la vita di tutti particolarmente complicata e proprio in quegli anni ci fu un importante incontro tra Steinbeck e Ricketts, che era un biologo marino, che diventò poi fondamentale in quella che, come vedremo in seguito, fu la teoria del Growth Man che Steinbeck sviluppò. Nel 1937 pubblicò Of Mice and Men, seguito poi subito dopo solo 2 anni dal lunghissimo ma bellissimo The Grapes of Wrath e poi fino ad arrivare nel 1952 con la pubblicazione di East of Eden, da cui è stato tratto anche un bellissimo film con Dean, come si chiama? Non mi ricordo l'attore, quello che morì molto 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 giovane, e ricevette nel 62 il premio Nobel per la letteratura. Anche lui morì di infarto nel 1968. Certamente erano anni particolarmente difficili, no? Si sentiva anche nel tipo di malattie, ossessioni sia mentali che comunque pesantezza sul cuore, la pesantezza dell'atmosfera che circolava in quegli anni. Quali sono le caratteristiche più ricorrenti in questi autori, singolarmente, ma poi anche in realtà come se fosse una specie di rimbalzo dall'uno all'altro? Fitzgerald pensava soprattutto alla descrizione di questo sogno di ricchezza, questo sogno americano. Parlava però, nella descrizione di questo sogno americano, della alienazione, dell'impossibilità di riconquistare il passato. Lo vedremo proprio chiaro chiaro quando parleremo del suo romanzo. I romanzi che scrive Fitzgerald non hanno mai lo stesso stile. Diciamo che in generale però usano un narratore onnisciente in prima persona che commenta e interpreta i fatti per il lettore, sceglie una forte drammaticità delle scene, della vita dei suoi personaggi e proprio attraverso le scene, quindi passo dopo passo, si riesce a ricostruire l'interiorità dei personaggi stessi.
nella sua scrittura, nello suo stile grafico, invece elimina tutto ciò che è superfluo, ricorrendo spesso a un linguaggio simbolico. Lo vedremo con il grande Gatsby, per esempio, la luce verde, no? O anche altri simboli che vedremo per la descrizione di luoghi e ambienti. Hemingway invece fu imitato. Hemingway è onesto nella sua scrittura. Tutti tentarono di imitarlo, ma nessuno ci riuscì, perché aveva una grande capacità di essere molto essenziale nella scrittura, ecco, con uno stile giornalistico, da giornalista quale effettivamente era. Si concentrava sui dettagli reali grazie a delle metafore naturali, lo vedremo proprio con Il vecchio e il mare, ma non solo, no? Questo legame continuo tra la natura e il pensiero, l'interiorità dell'essere umano. E una cosa molto, ma molto particolare e interessante della sua scrittura è quello di usare sempre proposizioni coordinate, e coordinate dalla E, quindi lui fa E, la 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 la. E poi l'altra frase, cioè questo rendeva tutte le preposizioni uguali. In questo modo dava un significato profondo alla grammatica del significato, cioè la grammatica non è più soltanto qualcosa che si usa per esprimersi in una lingua, ma diventa essa stessa significato e intenzione dello scrittore. I suoi temi principali riguardano in genere sempre la memoria del passato, le guerre, questo suo ideale di cosmopolitismo e soprattutto la consapevolezza della morte e della sua imminenza. Pensate che non solo nel Vecchio e il mare, ma in genere in tutti i suoi romanzi, quando qualche personaggio sta per raggiungere alla fine della sua vita, ha come una specie di epifania, no? Quella che Joyce chiamava epifania, quindi questa rivelazione improvvisa di fatti che si ritenevano sopiti, dimenticati. E questa epifania è un annuncio di quello che sta per accadere, ma che congiunge però la vita esteriore dell'uomo con la sua vita interiore. Un esempio preso dal Vecchio e il mare: ad un certo punto Santiago chiede scusa al Marlin, il pesce spada, per averlo reso vittima del suo orgoglio. C'è quindi questo connubio, no? Tra la consapevolezza della propria forza, ma anche di quanto questa propria forza abbia poi causato, il suo orgoglio abbia poi causato la morte, in questo caso del pesce. Per quanto riguarda Steinbeck invece, la sua scrittura è molto coinvolgente, veramente leggere i suoi libri è trascinante, probabilmente perché è in grado di rendere come se fossero delle figure epiche i personaggi più semplici, gli emarginati, quelli che di solito non rientrano nelle narrazioni e che diventano il motivo principale della sua narrazione, particolarmente simbolica, tanto che riferendosi alla sua scrittura, si parla di realismo poetico, che io preferisco però aggiungere a questa definizione di realismo poetico anche quella appunto di realismo sociale, proprio perché lui prende sempre parte, è partigiano, non sta mai zitto su quelle che sono le sue antipatie o le sue simpatie, sulla giustizia e l'ingiustizia subita dagli uomini. In particolare di suo interesse sono i poveri, sia nelle campagne che nelle città, quelli che sono ai margini, soprattutto quelli che vivono, che hanno delle deficienze mentali, come poi vedremo proprio nel romanzo di cui parleremo oggi. La sua visione dell'uomo, dell'umanità, è particolarmente influenzata dalle scienze della terra, come abbiamo detto prima, no? Dal suo incontro con il biologo marino Rickett. Probabilmente proprio perché interessato a questa sorta di primitivismo, no? Degli emarginati, del loro stile di vita, del loro modo di vivere. E lui ha una forte condanna verso gli esseri umani che si considerano come unici, dimenticando invece di essere una parte del tutto.
Ed è questa proprio, quella teoria del group man, dell'uomo come gruppo, di cui vi accennavo in precedenza. Lui afferma che tutte le cose sono legate le une alle altre da una specie di elastico fortissimo, molto forte, ed è l'elastico del tempo. Potenzialmente l'uomo quindi è tutte le cose e la propria e deve soltanto imparare ad accettare la propria identità cosmica, cioè il fatto di fare parte di un tutto, di non essere un unico. Deve abbandonare il suo individualismo, la sua individualità, riconoscendosi in un gruppo più grande. Questo per esempio porta che l'uomo individuo può accorgersi di essere, deve accorgersi di essere parte della famiglia, la famiglia della città, la città dello Stato, lo Stato del continente e così via, con un fortissimo legame tra gli esseri umani e la natura. Dice Steinbeck che la differenza che c'è tra gli animali e gli uomini non è il fatto di poter appunto fare a meno l'uno dell'altro, perché è impossibile, o dell'essere una specie, perché siamo tutti delle specie, ma è che gli uomini possono accettare e riconoscere la responsabilità del bene degli altri e impedire che questi diventino degli strumenti passivi, cioè che smettano di essere parte dell'universo, cioè l'uomo ha consapevolezza, ovviamente gli animali no. Tratteremo questi temi attraverso tre romanzi principali, come vi accennavo prima e come vedete sulla slide. C'è da dire che tutti e tre questi romanzi raccontano storie di solitudine e i protagonisti di tutti e tre i romanzi hanno un sogno. Ho scritto anno senza l'H, ve lo voglio dire. Dunque, partiamo dal Great Gatsby. La storia è ambientata tra West Egg e East Egg. Che cosa sono? Rappresentano due promontori che si trovano a Long Island e che sembrano quasi due teste di uovo che si affacciano l'una di fronte all'altra. Qui Nick Carraway affitta un modesto villino vicino a una villa immensa che poi scopre essere di Gatsby, questo personaggio molto elegante, molto bello, ma che parla poco, eppure che fa molte feste stravaganti, eccessive, con litri e litri di alcol, dove partecipano di tutti di più senza essere invitati. Tutti ubriachi, tutti inebriati dall'alcol e dalla musica, ma che non hanno nessuna relazione gli uni con gli altri, né hanno intenzione di costruirla. Si crea un legame tra Nick e Gatsby, soprattutto perché Gatsby apprende che da una comune amica, Jordan Baker, che Nick è il cugino di Daisy, una sua vecchia fiamma, la donna per la quale lui ha costruito tutto il mondo che illustra, nella speranza che prima o poi anche Daisy possa venire alla sua villa. Daisy però, una volta quando prima di partire per la prima guerra mondiale, Gatsby le dichiarò il suo amore, appena lui andò via sposò un ricco campione di hockey, Tom Buchanan. E Gatsby vuole riconquistare Daisy, vuole toglierla a Tom e per questo si serve di Nick, favorito anche dal fatto che Tom era un traditore. Tom aveva un amante nella moglie di un garagista che lavorava e che diventerà molto molto importante, che lavorava nei pressi di Long Island. Tom e Gatsby hanno un confronto fortissimo perché
Gatsby è sicuro che Daisy, una volta rincontrato lui e ritornato ad avere una relazione con lui, lascerà Tom, in realtà Daisy alla fine sceglie il marito, ma non per amore quanto per la ricchezza sicura, mentre invece il mistero celato nella vita probabilmente legata al contrabbando e alla criminalità di Gatsby le mette paura, quindi lei sceglie ancora una volta, come già in precedenza, il certo per l'incerto. Nel ritorno verso le loro case da New York, dopo questa dichiarazione di separazione tra Gatsby e Daisy, Daisy, che aveva preteso di guidare l'auto sportiva di Gatsby, uccide Myrtle, che è proprio l'amante di Tom, il quale si sente quindi defraudato sia dell'amore della moglie che della fedeltà della moglie che della vita, insomma, della sua amante. Però ha paura che il marito possa, avendolo visto la guida di quell'auto, possa prendersela con lui, Tom, e quindi dice a Tom che l'auto a George, il marito di Myrtle, che l'auto appartiene a Gatsby. George va alla villa di Gatsby e lo uccide. Nessuno si recherà al funerale di Gatsby, tutti quelli che avevano frequentato la sua casa lo abbandoneranno, tranne il buon Nick, e che conoscerà anche in quell'occasione il padre di Gatsby. L'ultima sera, andando via, Nick insomma, si renderà conto di quanto sia falso, di quanto sia bruciato il sogno americano, e che alla fine, come isola nella corrente, si ritorna sempre allo stesso punto. Ma qual è il vero mistero di Gatsby? Il suo mistero è congelato nel tempo, io dico, cioè la sua incapacità di vedere la differenza tra presente e passato e di non riuscire a immaginare un futuro se non nel suo sonno. La luce verde rappresenta la vicinanza di Daisy, no? È il faro e la luce che lui dalla sua casa poteva vedere nella casa di Daisy, esattamente sull'East Egg. L'East Egg era l'ambiente, il territorio dei ricchi di nascita, il West Egg invece era considerato quello dei ricchi per contrabbando o per altre ragioni, cioè di quelli diventati ricchi. Un altro simbolo importante è questo occhio, questo grande occhio, un grande cartellone dove probabilmente doveva esserci stato un occhio che non c'era più, però era rimasto questo grande cartellone che sembrava sorvegliare, no? sulle macerie. Le feste, lo abbiamo detto, sono un simbolo di esagerazione, di ricchezza, ma di profonda solitudine, perché c'è un'opposizione fortissima tra un nichilismo che sembra proprio l'annullamento dei principi etici primordiali e appunto la coscienza che invece dovrebbe esserne promotrice. L'angoscia è l'altro tema che si sente proprio nella lettura di questo testo, è la consapevolezza del dolore, e quindi non è semplice sofferenza, ma è qualcosa di molto più profondo, ed è quello che prova Gatsby soprattutto quando si rende conto che Daisy non sarà con lui, eppure lui continuerà a morire nel suo sogno perché continuerà ad aspettarla. Mi sono un pochino divertita a giocare con i nomi. I nomi di questi personaggi sono sicuramente simbolici. Da notare prima di tutto che il nome Jay Gatsby, non viene mai chiamato Gatsby per il suo nome proprio, ma soltanto per il suo cognome, tranne un paio di volte proprio da Daisy. Jay significa, è un termine inglese che significa, che indica sia una persona stolta ma anche loquace. Potremmo dire che
Gatsby è sicuramente stolto nel suo non rendersi conto della realtà, ma non è assolutamente loquace, non è uno che fa grandi discorsi, si imbarazza, e quell'uso frequente che lui fa dell'affermazione all sport, che in italiano traduciamo con vecchio mio, sembra proprio indicare una sua mancanza di parole. Gat invece, di Gatsby, è uno slang che indica il revolver, oppure può anche indicare un'arcaica forma del participio passato del verbo to get, got, che significa appunto ottenere, cioè indica il fatto che Gatsby ha ottenuto la ricchezza, non ci è nato con la ricchezza. Come l'abbia ottenuta, poi mi auguro che molti leggano il romanzo, se non lo hanno già fatto, in modo che sia più possano scoprire tanti particolari che non posso dire ora, non ho il tempo di dire ora. Nick Carraway è anche molto interessante, perché Nick Nicholas, no, viene da San Nicola, che è il protettore dei marinai, e Carraway, neanche a farla apposta, voglio dire, Gatsby sorge come un materiale, comincia la sua vita di ricchezza come un marinaio, e quindi Nick in effetti si pone come il suo amico, il suo protettore. Il cognome invece può avere due interpretazioni, sia come care più way, quindi sottolineando lo stesso significato di San Nicola, oppure car più away, cioè la macchina che porta via, in riferimento alla modalità in cui viene uccisa Myrtle, ma che poi causa anche la morte di Gatsby. I due sono amici perché Nick Carraway riconosce la fragilità di Gatsby e non ne ha paura. Tom Buchanan, è interessante il suffisso bu, da bull, toro, bullying, per riferirsi alla modalità violenta e da bullo del ruolo che interpreta nel romanzo. Daisy Fay, che è il nome, Daisy Fay Buchanan, è il nome della protagonista femminile. Daisy è una margherita che ha il cuore giallo e i petali bianchi, una margherita di prato, e infatti lei veste sempre di bianco, mentre il giallo rappresenta l'oro. Il giallo ritorna molto anche nella descrizione degli ambienti. Fe invece significa bella, ma significa anche il fatto di avere questi capelli biondi, il suo aspetto delicato quasi fosse una fatina, sebbene non rispetta un altro significato di fei, che significa fedele. In realtà Daisy assomiglia molto alla Belle Dame Summersea, il personaggio della dama senza pietà, no? di John Keats, nell'omonima ballata, e anche, diciamo, tipicamente romantica, personaggio tipicamente romantico. Myrtle Wills è un personaggio interessante, soprattutto per il nome, perché anche questa è un fiore, no? Ricordiamoci che lei è l'altra donna di Tom. Il mirto, che è da Myrtle, è invece una bacca scura, cioè è proprio l'esatto contrario, no? di Daisy, che però ha una pianta scura, questa bacca cupa, che però ha dei fiori rosa delicatissimi, che rappresentano probabilmente il desiderio di somigliare a Daisy. Purtroppo non ci riuscirà, ma ne accentuerà soltanto gli aspetti volgari. George Wilson, suo marito, è, diciamo, Wilson è riferimento al presidente, a uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America, che ebbe a dichiarare un conservatore, un uomo che siede e pensa, soprattutto pensa. Questo è molto simpatico, perché in effetti è esattamente nella rappresentazione cinematografica di questo personaggio. Alla fine, dopo la morte della moglie, lo vediamo così, abbattuto, seduto, sempre seduto per un'intera notte, fino a quando poi va a uccidere il giorno dopo Gatsby. La grandezza vera di Gatsby, no? Perché si chiama Great Gatsby, non semplicemente Gatsby, questo romanzo. La sua grandezza non è nella grandezza economica, così come si può pensare di primo acchito, no? Ma è proprio nella sua capacità di amare,
con coraggio, pazienza, sempre, senza paura, against all odds, cioè contro ogni provvisione, cioè quando gli altri si sarebbero arresi, Gatsby resiste. Ci sono due citazioni interessanti che descrivono questo romanzo e sono una nella parte quasi iniziale, quando Nick va a trovare la cugina Daisy per la prima volta, e l'altra è la parte finale, l'ultima parte, proprio la scena finale del romanzo. Nella parte iniziale Daisy definisce quello che per lei è il concetto di donna e dice, parlando della figlia, spero che sarà stupida. Questa è la cosa migliore che una ragazza possa essere al mondo. Una bellissima piccola stupida. Così definisce non soltanto se stessa e il suo atteggiamento, e poi anche il ruolo che la donna stava assumendo in quel periodo per questa eccessiva esibizione senza contenuti, ma proclamava anche la sua stessa scelta. Gatsby invece, questa è la parte finale del romanzo, credeva nella luce verde, al futuro orgiastico che anno dopo anno dietreggia di fronte a noi. Ci è sfuggito allora, ma non importa, domani correremo più forte, allungheremo ancora di più le braccia e una bella mattina, così remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato. Queste sono le parole di Nick Carraway, le parole finali del romanzo, in cui si rende conto che Gatsby non aveva la possibilità di uscire dal suo passato, ma che allo stesso tempo non si rendeva conto che questo suo remare come una barca così trascinata dalla corrente lo riportava sempre allo stesso punto. Dal romanzo di Fitzgerald sono stati tratti diversi film, almeno questi sono quelli che ho reperito io. Devo dire che i primi due non li ho visti. Nel 1926 è un film muto che pare sia andato perduto. Nel 49 invece c'è un altro film che ha avuto un discreto successo. Del 74 invece quello diretto da Jack Clayton e interpretato da Robert Redford, e poi nel 2013 il più recente è quello diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Leonardo DiCaprio. Se mi chiedeste quale tra questi io preferisco, non avendo visto gli altri due, i primi due, sinceramente preferisco quello del 1974, non solo per l'attore, ma perché diciamo credo che sia molto più fedele al testo, non soltanto come narrazione, ma proprio come spirito dell'epoca. Questa tra le altre cose per me è un pregio, però ho letto insomma che è stato una delle critiche più forti che è stata fatta è stato a questo film è proprio quella di essere molto fedele al testo originale. Passiamo a The Old Man and the Sea di Ernest Hemingway, un libro che si legge in un soffio. È un libro che ha un peso fortissimo, pieno di diciamo termini tecnici dei marinai, ma è un libro che comunque, nonostante cioè questi termini tecnici non tolgono nulla alla narrazione, ma anzi fanno aggrappare il pensiero del lettore ancora di più nella comprensione di un messaggio. È la storia di Santiago, un vecchio pescatore ormai al declino della sua carriera, che praticamente non pescava da 84 giorni, e anche il suo aiutante Manolin, un ragazzino che da lui desiderava prendere tante cose, è costretto dalla famiglia ad abbandonarlo. L'84esimo giorno lui, Santiago, decide di andare a pesca, si allontana oltre quelli che erano i limiti possibili e alla fine riesce ad agganciare un marlin, a pescare un marlin, un pesce spada che lui chiama sempre il marlin, che è così forte, così grande, che trascina la sua barca per 2 giorni e 3 notti.
E immaginate la condizione, insomma, di questo vecchio marinaio con i crampi alle mani, con tante difficoltà, il cibo, la difficoltà di riuscire a mangiare, non allentare la lenza, insomma, tutte quelle cose tecniche, che poi alla fine, quando finalmente il pesce cede, lui lo lega lateralmente alla sua barca e si accinge a ritornare verso casa, aveva così tanto, diciamo, si era così tanto allontanato dalla terra, dalla sua casa, che i pesce cani, gli squali, fanno tempo a divorare tutto il pesce, che ritornerà a casa soltanto con la sua carcassa, soltanto con lo scheletro del pesce, la sua testa è quello che ritornerà a casa. Manolin subito lo accoglierà, vorrà aiutarlo, il vecchio si addormenta e sogna i leoni, dei leoni parleremo dopo. Muore? Non muore? Espressamente l'autore non ce lo dice, ma è chiaro che muore. Ed è molto doloroso questo passaggio, sebbene appunto nelle parole di Ernest Hemingway era la fine dovuta, era la normale conseguenza di quella avventura, era l'ultima grande avventura, adesso l'uomo poteva finalmente rilassarsi e sognare e vivere insieme a quei leoni che spesso sognava durante i suoi sogni notturni. I temi principali il tema principale è quello della metafora dell'esistenza, no? Cioè questa lotta continua per vivere, per fare delle cose, la sofferenza, l'angoscia, il dolore, per poi alla fine doversi sempre ritrovare o con un pugno di mosche oppure a fronteggiare la morte, no? È la metafora di tutti coloro che lottano con il proprio mostriciattolo, che sono orgogliosi della loro lotta, ma che è una lotta che pesa, è una lotta che consuma. Eppure non c'è mai autocommiserazione nella sofferenza di Santiago, anzi, Santiago impara a provare pietà, la pietas scopre per il Marlin. La vita è interpretata come resistenza, è una lotta alla vita e l'uomo non si può sottrarre a questa lotta e anche non si può sottrarre neanche se la sua vita è una vita di profonda solitudine. E molto significativo in questo testo è l'uso del doppio dicio, che è la ripetizione al contrario di una frase. Per esempio, lui dice: l'uomo può essere sconfitto ma non distrutto. Successivamente dice: l'uomo può essere distrutto ma non sconfitto. Cioè, intende dire, si può essere sconfitti e perdersi, oppure perdere una battaglia ma non essere sconfitti, cioè essere soddisfatti della lotta. Infatti l'attenzione di Hemingway in genere non è mai per i vincitori, ma per gli sconfitti. Molto interessante è il legame che si crea tra il pesce spada e Santiago, come anche il continuo riferimento ai leoni e Joe DiMaggio. Joe DiMaggio perché era un appassionato dello sport, il baseball, e rappresenta la realtà, la concretezza, assolutamente distante, no? Da quella che era la vita di Santiago come pescatore, come uomo, però un mito per lui. I leoni invece sono il suo sogno. Lui sogna spesso questi leoni che passeggiano sulla riva del mare, quasi un richiamo, no? Un richiamo alla fierezza, ad essere fieri di se stessi, come poi infine accade quando muore e ancora li sogna. Questo racconto viene spesso considerato come un testamento spirituale letterario di Ernest Hemingway, e se consideriamo la data in cui è stato scritto, quindi dopo che aveva vissuto un periodo di vuoto, di crisi
letteraria e poi insomma lo avvierà dopo il 1954 a confrontarsi continuamente con la morte, prima di tutte le persone amiche, tutte le persone care che lui stimava e apprezzava, ci rendiamo conto del perché possa essere considerato un testamento spirituale. L'uomo deve apparire come impassibile di fronte al dolore. In realtà, però, nel dolore viene messa in gioco tutta la forza emotiva e psicologica di ciascuna persona. Vincere la vera lotta non è contro la vita, ma contro se stessi, no? Contro la propria emotività, per trovare quel modo giusto per confrontarsi con la realtà. Ernest Hemingway amava molto la scrittura era la sua vita. Egli, diciamo, la definisce come un iceberg, cioè una parte rivelata, tutto il resto è sommerso. Ma chi è Santiago, il personaggio principale, a parte che, diciamo, essere un personaggio, reale? È un pescatore di Cuba che però rappresenta una specie di Ulisse dantesco che si spinge alla ricerca, ad andare sempre più avanti. Infatti afferma: andrò più lontano di chiunque altro sia mai andato, no? Proprio come Dante nel suo percorso verso il paradiso, che non si ferma, va sempre più avanti. Ma è anche l'Ulisse omerico, così come viene descritto Santiago dice: io ho trucchi, che corrisponde a quell'espressione dell'astuto Ulisse contenuta nell'Iliade. Ma, e questo fa tremare, è anche Gesù con le mani ferite. Proprio le mani sono ferite, come se avesse delle stigmate. Ha il mal di testa, come se avesse un cerchio alla testa, così dice, che rappresenta la corona di spine. E pensate, quando ritorna a casa, stacca dalla barca il palo, diciamo, l'albero della barca, e lo deve riportare verso la sua casa, e lo porta sulle spalle e cade. Sembra proprio riprendere l'episodio di Gesù verso il Golgota, quando cade con la croce, e anche Santiago fu aiutato da Manolito. Perché questi riferimenti? Non sono una forzatura, anzi, pensate che Hemingway, nonostante la sua, diciamo, il suo essere sempre al di sopra delle righe, in realtà cercava sempre una profondità. Ammirava molto, per esempio, l'amore e la cristianità, la fede che aveva Gary Cooper, l'attore Gary Cooper. Pensate che dopo aver letto questo libro, in una sua recensione, Faulkner, un altro grande scrittore della Lost Generation, dice: Hemingway ha trovato Dio, ha trovato la pietà, intesa come pietas, proprio questa compassione, proprio come accade nella poesia, nella ballata di Coleridge, del vecchio marinaio, che riesce a ricongiungersi con la divinità soltanto quando impara ad amare le orribili mostri, le orribili creature che sono nel mare. Questo è quello che accade ad Hemingway, che prova pietà. Pensate che quando fu ricoverato in clinica psichiatrica per ricevere tutti gli elettroshock che ricevette, diciamo che Gary Cooper, che anche lui era ricoverato in ospedale per il cancro, era in fase finale, gli inviò un telegramma in cui gli diceva: cosa possiamo dirti se non che ti vogliamo bene? Cioè la semplicità, no? Nessuna parola importantissima. Queste che ho segnato sono alcune delle citazioni, ve ne leggo solo qualcuna perché ritengo che sia importante, e cioè quando parlava del mare,
e lo usa sempre in spagnolo nel testo, dice la mar. Il mare in spagnolo è sia maschile che femminile. Si può dire la mar e el mar. La cosa interessante è che lui usa la mar invece che el mar, perché dirlo maschile, così racconta Santiago, significa viverlo come incontrarlo come un antagonista, mentre invece lui vuole abbracciarlo come se abbracciasse una bella donna. Ed è molto, una cosa molto bella. Ancora pesce, quando ormai diciamo sono stremati, sono alla fine tutti e due, il pesce ormai è agguantato da tutte le parti, azzannato dagli squali, lui dice pesce, resterò con te fino alla morte. Addirittura dice vorrei potergli somigliare e così via. Molto anche da questo film è stato tratto da questo libro è stato tratto credo un solo film dal 1958 per la regia di Sturge, che in un primo momento era stato affidato a un altro regista, Zinnemann, ma che poi fu affidato a questo Sturge ed è interpretato da Spencer Tracy. Passiamo all'ultimo dei romanzi e io vi cito il testo, il titolo in inglese Of Mice and Men, perché of è un complemento di argomento che sparisce completamente nella traduzione italiana, tra l'altro la prima traduzione fu di Cesare Pavese, ed è molto interessante perché usandolo come argomento e non come soggetto cambia la prospettiva di lettura del lettore. Non solo, nel titolo italiano noi troviamo uomini e topi, no? Quindi c'è una inversione tra i due protagonisti, mentre invece dovrebbe essere topi e uomini. Il titolo infatti si riferisce a una poesia di Robert Burns, un poeta scozzese che scrisse una poesia To a Mouse nel 1785, in cui il poeta parla con un topo per rassicurarlo e soprattutto poi nota siamo tutti nella stessa condizione di sofferenza, però mentre tu topo non avrai, diciamo, non hai memoria, non hai la possibilità, no, della memoria, vi ricordate, no? L'abbiamo parlato quando abbiamo parlato del group man, no? La differenza con gli animali è che gli animali non possono, non si sentono responsabili, non sono responsabili né del passato né del presente né del futuro, invece l'uomo è oppresso sia dal passato che dal futuro. La trama è molto semplice per quanto terribile, sono George e Lenny, sono due protagonisti, due coloni stagionali che si spostano da una parte all'altra per cercare di trovare lavoro. In realtà stanno fuggendo da una piantagione perché Lenny, che aveva dei problemi mentali, si metteva sempre nei guai. George a cura di Lenny cerca di proteggerlo e anche quando si arrabbia non smette mai di volergli bene. Hanno in comune il sogno di aprire una fattoria dove possono lavorare ed essere liberi di sostentarsi con le proprie forze. L'ingenuità di Lenny, che è malato di mente, un po' ritardato, ma è enorme, è in contrasto con l'intelligenza e la sagacità di George, che invece è minuto, piccolino, però è molto agile e molto svelto. Purtroppo anche in questa nuova fattoria Lenny si metterà nei guai perché lui aveva la passione di accarezzare le cose morbide, gli piaceva accarezzare il velluto, gli piaceva accarezzare i topolini, gli animali, però la sua forza non riesce a controllarla e questo lo porta a uccidere il topolino, a uccidere il cagnolino e purtroppo anche ad uccidere la moglie di Curly, il proprietario della piantagione, che per quanto fosse una donna che si esponesse molto, che provocasse molto, però intanto aveva anche lei una sua solitudine. Gli uomini dell'accampo devono prendere George che si è rifugiato, prendere Lenny, scusate, che si è rifugiato nel posto che George gli indica come sicurezza,
che poi lui andrà a recuperarlo e salvarlo, e Lenny e Job si trova costretto, per risparmiargli le torture che sicuramente sarebbero state inflitte al povero Lenny, è costretto egli stesso a ucciderlo nell'indifferenza di quelli che non si renderanno conto del peso che quel gesto ha per Giorgio. Scusa Loredana, sì. Qui mi viene segnalato che non si vedono più le slide, sono terminate? No, sono andando avanti. Ah no, allora non si vedono più, quindi bisogna sentire meglio. Chiedi Maria, provo a uscire un attimo e rientrare. Io sto controllando, ma la condivisione schermo è stata disattivata non da me, però. Faccio di nuovo la condivisione. Esatto. Ok. Eccole qui. Comunque funzionava bene lo stesso anche la narrazione senza le slide. Grazie. Però è più bello con le slide, invece la faccio mia. Allora. Bene, bene. Si vede adesso? Sì, si vede, sì. Adesso le vedete piccole, penso. Provo a riprodurle. Sì. Non riesco più a riprodurle. È solo che così è troppo piccolo, io non le vedo. Aspettate un attimo, provo ad allargare. Ecco. Va bene, non fa niente. Vi perdete le immaginette, va bene? Non fa niente? Bene, bene. No, no, va bene così. Loredana, tuo marito ti protegge e ti sorveglia. Allora sto anche qui al sicuro. Okay. Bene. Allora, diciamo che stiamo parlando, quindi di fronte a questa atrocità di questo assassino si resta realmente allibiti, no? Vediamo un attimino quali sono i temi e i simboli di questa narrazione. Anche questa è molto breve, circa un 150 pagine, forse meno. Migrazioni interne, come abbiamo già visto, l'odio razziale, perché uno dei personaggi è un nero che viene, pur essendo un lavorante, viene sempre tenuto a distanza, non vive insieme agli altri lavoratori. Vengono descritte le terribili condizioni dei lavoratori stagionali e la condizione di solitudine umana, dove questi personaggi finiscono con non conoscersi tra di loro, ma eseguire un lavoro e poi andare via. L'unico obiettivo è guadagnare dei soldi. Molti poi vanno a spenderli nei bar, mentre invece alcuni, come Lenny e George, avrebbero voluto metterli da parte per il loro sogno. Vige sempre la legge del più forte e ci troviamo quindi di fronte a una sorta di fatalismo consapevole che si evince da varie frasi all'interno della narrazione, in cui appunto Giorgio, molto spesso, che è quello più riflessivo, sembra quasi predire quello che accadrà successivamente e che successivamente veramente accade. L'amore non porta sollievo all'uomo, questa è una conclusione molto pessimistica da parte di John Steinbeck, perché appunto l'amore che prova George per Lenny, ricambiato tra le altre cose, l'amore fraterno, in realtà non ha sfogo, non dà sollievo, perché provoca la sofferenza, in questo caso dell'uccisione. Di questo testo, ma in generale di John Steinbeck, perché anche in altri suoi romanzi come The Grapes of Wrath è presente il legame con la biblicità, no? La sua attenzione alla biblicità, probabilmente perché era figlio di una famiglia episcopale molto, molto credente, ci sono tantissimi riferimenti in questa storia che hanno fatto pensare, in particolare a uno studioso come Massimo Migliorati, che ci fosse una similitudine, una riscrittura in chiave laica del Triduo Pasquale, però, attenzione, con un suo ribaltamento, e lo vedremo adesso.
elementi presenti di biblicità ci sono, per esempio, la presenza della moglie di Curly, mai chiamata per nome, sempre con il cognome del marito, che rappresenta la donna tentatrice, perché lei va lì nei capanni per cercare di provocare gli operai. La storia è un richiamo al Triduo Pasquale, qui vediamo nel clou della similitudine, del parallelo, perché in realtà inizia il giovedì e si conclude la domenica. Il giovedì sera George, arrivati alle porte, insomma, del nuovo ranch, dice a Lenny che no, non ci sarebbero andati da quella sera, ma ci sarebbero andati la giornata dopo. E così si rilassano, cenano assieme attorno a un torrente che poi diventerà il luogo in cui George dovrà correre per cercare di nascondersi in attesa che Lenny dovrà correre in attesa che George vada a salvarlo. Poi c'è la situazione del tradimento, dell'arresto e poi della morte. L'arresto è rappresentato appunto, no, da questa azione violenta che compie, dall'omicidio, no, che compie Lenny, e dalla persecuzione di quelli che vogliono ucciderlo, e la morte è senza risurrezione, perché Lenny, George uccide Lenny. Molto particolare da questo punto di vista è la struttura, la divisione dei capitoli. Sono sei, tra l'altro chiamato parti, quasi proprio a sottolineare un legame, non una sequenza, ma un legame. E sono divisi in 3-3, non solo il numero 3 è simbolico, no? nella rappresentazione biblica, ma perché queste parti presentano delle analogie. Se noi, per esempio, analizziamo il primo capitolo e il quarto capitolo, cioè quindi il primo capitolo e il quarto capitolo di questa serie, troviamo delle analogie. Il primo capitolo inizia con la descrizione di questo venticello fresco che aiuta poi ad addormentare, no? Quindi questa scena finale serena, di serenità tra i due protagonisti, e finisce con una frase praticamente uguale. La prima frase dice: la sera di una torrida giornata mosse il venticello ad agitarsi tra le foglie. L'ultima frase dice: le foglie dei sicomori bisbigliarono nella brezzolina notturna. Entrambi, il quarto capitolo, l'inizio del quarto capitolo, ci racconta di Crook e ce lo descrive come un uomo intento a strofinare un balsamo sulla sua schiena. Poi succede tutta la vicenda e al termine di questo stesso capitolo l'uomo Crook fa la stessa cosa, prese adagio a stropicciarsi la schiena. Leggendo può sembrare strano, dice: ma che fa questo autore, scrive sempre la stessa cosa? E invece no, ha un significato accresciuto dal fatto che entrambi questi tridui, quindi il terzo della prima parte e il terzo dell'ultima parte, e quindi sarebbero il terzo e il sesto, no? Raccontano, terminano con un sacrificio. I primi tre finiscono con un sacrificio del cane, un cane anziano, molto anziano, che Candy, il padrone, non vuole uccidere perché lo ama tantissimo, però il cane sta soffrendo moltissimo. Alla fine Slim, il capo degli operai, lo convince ad ucciderlo dicendogli: lo farò io e gli sparerò back right the head, proprio dietro la testa. E così accade. Alla fine del sesto capitolo ci troviamo nella stessa situazione, però questa volta il cane è il povero Lenny ed è George che gli spara esattamente back right
di head proprio dietro la testa affinché soffra di meno. È molto bello che durante questo sacrificio di questo assassino, sacrificio, non so come definirlo, leggendo il romanzo vi renderete conto che è abbastanza difficile decidersi, scegliere. È molto interessante che però George gli parla, dice no, non girarti, guarda verso il torrente, guarda com'è bello, sogna, pensa, avremo il rancio, pensa, lì giù ci saranno i conigli, i coniglietti morbi, no? Di cui Lenny era appassionato. E poi lo uccide. Un'altra similitudine è che i personaggi maschili sono 13, esattamente 13, quindi i 12 apostoli, incluso Lenny, quindi i 12 apostoli e diciamo Gesù. C'è un'altra similitudine tra Lenny e Gesù per quanto riguarda la parola intesa in senso sacro. Mentre Gesù annuncia la parola, no? Propone, indica una via, a Lenny invece viene detto, viene imposto il silenzio. George a ripetizione gli dice tu devi stare zitto perché se tu parli loro si accorgono della tua malattia mentale e allora ci cacciano, invece se tu stai zitto e vedono soltanto quanto sei bravo a lavorare va tutto bene. E difatti ogni volta succede esattamente questo, solo che lei, che George deve continuamente mettere a tacere Lenny. Scusa, credo che il tempo stia per scadere, okay. Perché non so, Presidente, quanti minuti abbiamo ancora? Mamma mia, così abbiamo ancora una conclusione con qualche ora minuto. Ora faccio una conclusione, una conclusione breve. Grazie tanto, sì. Ma so che per la registrazione il tempo è... Sì, va bene, tanto sì. Poi al limite le slide insomma sono a disposizione. Sì. Quello che è molto importante del ribaltamento, solo questo volevo aggiungere, e cioè il fatto che ovviamente il messaggio di Gesù è un messaggio salvifico, il messaggio invece di Lenny non c'è, è un messaggio che tace, il silenzio, il pessimismo e la solitudine dell'uomo. Questi tre autori rappresentano attraverso questi tre romanzi, io credo, la parte più bella, più significativa e anche più dolorosa della solitudine degli altri. Basta, ho finito. Queste sono, c'è una bibliografia. È un peccato perché io non ho parole. Non mi ero resa conto. Adesso beviti un bicchiere d'acqua perché hai parlato veramente per un'ora e mezza. Ecco, mi viene solo da pensare, no, mi viene solo da pensare, da dire, anzi, fortunati i tuoi allievi. Io non riesco a commentare, soltanto ho trovato veramente interessante la citazione che hai fatto di Eliot, della terra, isolata, diciamo, tradotta in italiano, devastata. Ma siccome vedo che c'è in collegamento Monica Guerra, la pregherei di dire della nuova, dell'anno scorso, traduzione di Carmen Gallo. Monica, ti senti? No. Vabbè, è uscita questa traduzione, anche nel titolo direi molto, molto coraggiosa, che è la terra devastata, non desolata. E sì, come tu hai detto, lui parlava di terra inaridita, sì, riferendosi a quel tempo, lei ha fatto un riferimento ai nostri giorni, insomma, sì, è nostra responsabilità. Che credo che sia la più adatta. Ed è una traduzione bellissima. Ecco, Monica, buonasera. Ho detto io male quello che avrei voluto dicessi tu. No, buonasera a tutti. Sì, non ero preparata, però sì, è estremamente interessante. Tra l'altro questa introduzione della devastazione porta con sé il principio della responsabilità dell'uomo rispetto all'accadimento, quindi è come dire una sensibilizzazione ulteriore, quindi si trovo che fosse doveroso. E ho scoperto da pochissimo tempo che anche in spagnolo l'ultima traduzione utilizza la stessa parola, leggevamo di recente in un articolo. Grazie per aver ricordato questa bella cosa. Adesso c'è un'altra traduzione ancora più recente,
no, di questi giorni, almeno l'ho vista recensita sulla lettura domenica, insomma si vede che ancora fa parte, ancora, certo. Bene. Ecco, mi spiace che non ci sia tempo per commentare, per fare domande, perché è stata talmente ricca, talmente documentata e appassionata questa tua relazione, Loredana, che di domande, almeno io personalmente, ne avrei diverse da fare. Purtroppo il tempo è tiranno, magari, non so, la dico così, se la prossima volta all'inizio ci fosse qualcosa di proprio, diciamo, di impellente, ecco, da chiederti, se possiamo farlo all'inizio, magari riducendo un pochino va bene? Sì, una questione che si potrebbe porre molto brevemente è: qual è stata l'influenza del grande romanzo europeo di tipo dei Balzac, dei Zola, ad esempio, su questi autori in generale, dato che qui abbiamo una rappresentazione estremamente realistica della vita umana, per così dire, quindi l'avidità smodata, la crudeltà, insomma, in qualche modo la disperazione. Quindi senza lieto fine, nessuno di questi romanzi ha un lieto fine, quindi chiaramente non è certo. Quindi questo è un tema, il realismo e anche il simbolismo che tu hai giustamente messo in luce di questi romanzi, Il vecchio e il male, eccetera. Allora, questo simbolismo che si rifà al Vangelo, ma c'è forse un testo più realista della narrazione evangelica, più aderente alla realtà, alla crudeltà che caratterizza i rapporti umani della narrazione evangelica? Quindi è facile in qualche modo arrivare ad una simbolizzazione. Ecco, questo mi suggeriva la tua splendida esposizione, che per la quale non possiamo che complimentarci veramente, e naturalmente alla prossima volta sarà il terzo appuntamento e noi saremo molto contenti di assistervi. Ecco. Va bene. Io avrò una domanda, da fare, almeno una. Monica Guerra, a tutti gli esperti, mi complimento davvero per la profondità e la competenza. Incontro interessantissimo. Monica Guerra, presidente di Independent Poetry, espertissima di letteratura, di poesia soprattutto, e anche traduttrice d'inglese. Quindi, detto da lei, ha particolarmente valore. Loredana, sei stata bravissima, ti ringraziamo, ti abbracciamo. Anche e ci vediamo a martedì prossimo. Anche io vi abbraccio, vi ringrazio. Ecco. Scusate, non mi sono lasciata. Ma no, non ti devi scusare. Il problema è che una relazione del genere avrebbe richiesto due incontri. Bene. Siamo tutti appassionati. Chiudiamo allora. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera. Grazie a chi ha partecipato. Grazie, buonasera a tutti.